Elisabetta I, Londra 1533-1603, regina d'Inghilterra e Irlanda. Fu l'unica figlia sopravvissuta di Enrico VIII e della sua seconda moglie, Anna Bolena, con la quale il sovrano si era sposato tra la fine del 1532 e l'inizio del 1533. Nacque nel Palazzo di Placenza, a Greenwich, il 7 settembre 1533. Il padre avrebbe desiderato un maschio per assicurare la successione, ma dato che Maria era stata dichiarata illegittima con l'annullamento del matrimonio dei genitori, Elisabetta era all'epoca l'erede presunta. Nel gennaio 1536 Anna Bolena cadde definitivamente in disgrazia, accusata di stregoneria, alto tradimento, incesto con il proprio fratello George Boleyn e di adulterio con numerosi cortigiani. Il 2 maggio venne rinchiusa nella Torre di Londra e il 19 maggio fu decapitata. Enrico si fidanzò con Jane Seymour, che era stata dama di compagnia di Anna Bolena e di Caterina d'Aragona. Elisabetta, che allora aveva 3 anni, fu dichiarata illegittima. Perse il titolo di principessa e fu cresciuta in esilio nel palazzo di Hatfield con la sorellastra Maria, fino a che Jane Seymour non diede alla luce un figlio maschio, Edoardo, per poi morire pochi giorni dopo. Elisabetta e Maria non erano comunque viste di buon occhio perché illegittime. In seguito alle poco fortunate nozze del re con Anna di Cleve, nobildonna tedesca, avvenute nel 1540. Elisabetta fu ammessa a corte e allacciò con la matrigna un'amicizia che durò fino alla morte di questa, nel luglio del 1557. In seguito, la sesta moglie di Enrico, Caterina Parr, riconciliò il re con la figlia, che, assieme alla sorellastra Maria, fu reinserita nella linea di successione dopo il principe Edoardo, con l'atto di successione del 1544. Grazie a Caterina Parr, Elisabetta riceve un'educazione in un ambiente rigidamente protestante, sotto la guida dell'insegnante umanista Roger Ascham, studiando latino, greco, francese, italiano e spagnolo. Elisabetta era eccezionalmente intelligente e, oltre ad essere molto colta, aveva una memoria prodigiosa. Fu l'ultima regnante della dinastia Tudor. Sotto di lei l'Inghilterra conobbe un periodo di grande splendore. Si affermò come potenza navale, sviluppò l'economia e i commerci e visse quello che per l'arte e la cultura fu definito il secolo d'oro. Elisabetta venne nominata erede al trono dopo la morte dei fratelli Edoardo VI e Maria I, anche se una legge del 1536 aveva annullato il matrimonio fra i suoi genitori e l'aveva resa figlia illegittima. Quando Elisabetta salì al trono, l'Inghilterra era un paese lacerato da lotte religiose e coinvolto in una guerra contro la Francia. L'abilità con la quale la regina seppe risollevare le sorti delle nazioni e la sua forte personalità ne fecero una figura amata e rispettata dai sudditi. Uno dei suoi principali meriti fu quello di sapersi circondare di valenti consiglieri, tra cui Francis Walsingham e William Cecil. La guerra con la Francia venne conclusa con il Trattato di Château-Cambrésis del 1559. E il successivo periodo di pace rese possibile una forte ripresa dell'economia. Grazie alle imprese di Francis Drake, Frobisher e Walter Raleigh, la nazione diventa una grande potenza navale, gettando le fondamenta del futuro impero britannico. Nel 1586 venne inaugurata la Borsa di Londra e nel 1600 fu istituita la Compagnia Mercantile, che in seguito diventò la Compagnia delle Indie Orientali. Fu ripresa inoltre con vigore la colonizzazione dell'Irlanda. Il fatto che la regina non fosse sposata, e dunque non avesse generato eredi, aprì il problema della successione. Nonostante Elisabetta avesse più di un favorito, rifiutò sempre con decisione la prospettiva di un matrimonio. Il Partito Cattolico riconosceva come erede legittima al trono inglese la cugina di Elisabetta, Maria, regina di Scozia, la quale si rifugiò in Inghilterra nel 1568,
dopo essere stata sconfitta dai nobili scozzesi in rivolta. Nel 1586, quando venne sventato un complotto che mirava l'assassinio di Elisabetta per porre sul trono Maria, Elisabetta, pur se riluttante, la fece imprigionare e poi decapitare nel 1587. L'esecuzione ebbe gravi conseguenze e attirò su Elisabetta l'ostilità del più potente fra i sovrani cattolici d'Europa, Filippo II di Spagna. Questi subiva da anni le incursioni delle navi corsare inglesi nelle colonie spagnole delle Americhe. Aveva inoltre sposato Maria d'Inghilterra, sorella di Elisabetta, restando però escluso dalla successione al regno a favore di una regina protestante. La morte della regina di Scozia fu pertanto un ulteriore stimolo per intensificare la guerra contro gli inglesi iniziata nel 1585. Nel 1588 il sovrano spagnolo inviò contro l'Inghilterra una potente flotta, l'Invincibile Armata, che venne però dispersa dalle tempeste e distrutta dalla marina inglese. Da quel momento l'impero spagnolo perse il primato sui mari. Durante l'età elisabettiana si assistette a un grande fiorire delle arti e della letteratura. Scrittori come Edmund Spencer, Ben Jonson, Christopher Marlowe e William Shakespeare in questi anni produssero capolavori immortali e diedero un grande impulso al pensiero moderno.